Sono partiti ufficialmente dal Teatro delle Muse di Ancona gli eventi di approfondimento in vista del G7 Salute che si terrà ad Ancona dal 9 all'11 ottobre. Si è svolto infatti il convegno Sanità Marche, Visione e Percorso, con la partecipazione del sottosegretario di Stato al Ministero della Salute Marcello Gemmato e del sottosegretario al MEF Lucia Albano. Una occasione per tracciare un percorso partito dalla pandemia per approdare alla riforma del sistema sanitario regionale. La sanità sta mostrando e sta evidenziando, soprattutto in queste ultime settimane, dei netti miglioramenti, sia dal punto di vista dell'approccio sul territorio, ma anche dal punto di vista delle risposte in termini di liste d'attesa. Sicuramente non possiamo colmare una mancata programmazione che doveva essere fatta 10 anni fa. Per formare un medico occorrono 10 anni, se perdiamo in 4 anni decine, centinaia di medici sul territorio, è normale che per colmare quel gap occorre tempo. Ma su questo anche stiamo lavorando, abbiamo potenziato le borse sia per la medicina generale sia per la specializzazione e stiamo lavorando per efficientare con la presenza degli FT, con i punti salute e con la farmacia dei servizi il territorio. 3 le sessioni organizzate, la prima è stata dedicata ai progetti e gli investimenti sanitari regionali. La necessità di aumentare il Fondo Sanitario Nazionale è del tutto evidente, mi pare che nelle bozze che sono circolate in legge finanziaria a ciò il governo stia provvedendo. Teniamo conto che quest'anno il fondo è di 134 miliardi, sono più 19 miliardi rispetto al 2019. Naturalmente oltre a questo servono ulteriori provvedimenti per autorizzare le regioni ad assumere più personale, soprattutto serve un aumento del volume nella formazione dei medici, che è un percorso che è partito anche nella nostra regione ma che deve essere implementato, perché il prossimo anno emergeranno le difficoltà per gli ospedali di comunità e per le case di comunità. 6 ospedali su 10 hanno più di 70 anni, quindi non garantiscono i requisiti minimi di sicurezza per il personale sanitario, per il personale medico, per il personale amministrativo e soprattutto per i nostri utenti dei servizi sanitari. Allora la Regione Marche che cosa ha voluto fare, perché non differisce dal resto d'Italia? Investire in patrimonio edilizio sanitario ospedaliero, perché dobbiamo avere contenitori all'altezza dei servizi che dobbiamo erogare, investendo oltre 1 miliardo di euro di risorse per restituire alla nostra regione strutture all'altezza del terzo millennio. La seconda sessione ha visto alternarsi sul palco i direttori generali delle aziende sanitarie regionali per affrontare il tema della centralità del territorio. In conclusione, Angela Adduce, ispettore generale al Ministero dell'Economia e Finanze, e i sottosegretari Gemmato e Albano hanno evidenziato l'efficacia della sanità marchigiana nel fornire servizi ai cittadini, mantenendo l'equilibrio economico-finanziario.